Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi a fianco a me CB1000R, versione 2018-2020, quindi Euro 4. Il proprietario, diciamo che l'ha attrezzata già alla grande, con il flipper, le pedane, lo scarico completo dell'Arrov, e quindi ha deciso di ottimizzare il pacchetto tramite una rimappatura. Dimenticavo, c'è anche il filtro dell'aria BMC versione Race e il DB Killer insieme, quindi no catalizzatore, no tutta sta roba. Quindi iniziamo con la prima rullata per capire il potenziale di questa bestia, perché è dichiarata 145 cavalli all'albero. Noi ricordiamo che rileviamo con il nostro banco Soft Engine, l'ultima versione diciamo più aggiornata che c'è riguardo a questo strumento, rileva la potenza alla ruota, quella disponibile quando si utilizza la moto. Perciò partiamo subito con la lavorazione, ovviamente dopo la sigla. Dire innanzitutto che questa moto qui abbiamo avuto modo di fare un test di un usato che abbiamo ritirato, perché noi approfittiamo del banco prova per capire anche l'efficienza del motore, no? Non solo per fare questo genere di lavori, rimappature o preparazioni, è uno strumento di lavoro e quindi lo sfruttiamo a 360 gradi. E già su quella originale, tutta originale, anche la marmitta zero, proprio perfetta come uscita dalla fabbrica, aveva la carburazione che era un disastro, un massacro. Quindi oggi vediamola nella configurazione di scarico aperto senza catalizzatore e con il filtro sportivo, quello che è, perché la situazione è a quanto pare piuttosto critica. E infatti qui è un massacro perché c'è questa zona dei 6000 che ha uno smagrimento, cioè, così improvviso, veramente, cioè, molto anomalo. Secondo me è dettato probabilmente dal ride wire, perché ho notato questa moto qui quando dai gas è particolarmente lenta, come se le farfalle aprono piano 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 piano, poi bam, aprono tutte quante insieme. Quindi fa sì che come aprono sia questo smagrimento per via di questa immissione d'aria improvvisa, non proporzionata giustamente ai tempi di iniezione, e quindi succede appunto questo qua. E poi intorno agli 8000 diciamo si aggiusta, è buona, per poi ecco prendere diciamo un po' di macro nella zona diciamo degli alti. E a questo punto andiamo a vedere le prestazioni. La curva non è bella per niente, per il fatto che qua, ecco, proprio dove c'è lo smagrimento si crea questa flessione, quindi vedete quello che dicevo, parte ma non parte per poi ai 6000 bam decolla tutto quanto insieme, ha tirato fuori quindi quasi 130 cavalli alla ruota, 129 e 28 per la precisione. Verifichiamo la coppia. Vedete, guardate che roba. Parte bella precisa, bam, si schiaccia in questa zona e poi niente, c'è il tiro.
In ogni caso ha tirato fuori 10 kg secchi. Bene. Su questa moto oggi mi diverto. Mi diverto perché abbiamo diverse soluzioni. C'è il limitatore di velocità massima che andremo a rimuovere. Andiamo a togliere alcune limitazioni sulla farfalla, perché probabilmente ve ne siete accorti anche voi, tirando in quinta, magari anche in sesta, abbiamo fatto una prova, niente, al limitatore sta moto non ci arriva, scende proprio a picco e non riesce nemmeno a pizzicarlo. Tutte le varie limitazioni quindi verranno rimosse, quindi lavoriamo su mappa ride by wire, mappe benzina e mappe di anticipo. Ovviamente andiamo a togliere tutti i sistemi anti inquinamento, visto che la configurazione a questo punto non ci interessa averli, e vi faccio vedere anche oltre quello che abbiamo visto, il disastro a livello di mappa benzina, il secondo disastro a livello di mappa d'anticipo, perché vi faccio notare tramite grafico, se riesco, col grafico in 3D, tutte le varie situazioni sulla mappa di anticipo. Ci sono dei buchi che fanno spavento. Spostiamoci sul PC, vediamolo insieme. Ed eccola qua, questa è la mappa dell'anticipo motore sulle marce dalla seconda alla sesta. E vediamo se vi faccio capire qualcosa meglio, perché qui poi diventa complicato per chi non conosce certe situazioni. Allora, su questa zona abbiamo l'apertura del TPS, ok? Mentre su quest'altra scala abbiamo i giri motore. Quindi questa parte qui, questa che vi seguo con il mouse, è la zona del 100% TPS. E se ve la metto in questa, ecco, in questa visualizzazione, vedete che la moto, quando diamo gas 100%, inizia a salire, bam, primo buco, continua a salire, bam, eccolo qua, a 3800 giri, un altro buco, continua a salire, anche qui una lieve flessione, per arrivare fino in questa zona dei 6000, e anche qui notiamo questo calo brusco. Guardate qui come scende giù di anticipo nella zona che va appunto dai 6500 fino agli 8000 giri, per poi riprendere nella zona degli alti, e quasi nella zona del limitatore si presenta di nuovo a 10.500, un altro buco. Insomma, un massacro, e non solo nel 100% di DPS, ma anche nelle zone più basse, quelle del 60%, 70%, quindi ci sono questi buchi, guardate qui, questa zona qua, questi buchi, e quindi diciamo la moto così non va. Quindi c'è parecchio oggi da lavorare, da sistemare. Insomma, un guaio, Vedete quanto sono belle le mappe? sono tutte belle, perfette, quando invece con il nostro lavoro, con il nostro intervento, andiamo a perfezionare, a migliorare, ad ottimizzare. Questo è il nostro lavoro principale. E poi mi pare ovvio, raga, se andiamo a sistemare quelle zone, le prestazioni vengono fuori. Quindi iniziamo a dare la famosa spolverata, iniziamo a fare alcune modifiche sul ride by wire, andiamo a togliere le limitazioni, iniziamo ad addrizzare le curve per quanto riguarda l'anticipo, e perciò vediamo le prossime rullate. Ho detto che oggi mi divertivo, Avete visto già che incrementi da far paura. Spostiamoci sul grafico.
Guardate in questa zona. Fa paura, ragazzi. Sembra che l'abbiamo messa in comparativa con un'altra moto. E già con le prime modifiche abbiamo fatto una differenza importantissima. Pensate che a 9.000 giri ci stanno esattamente 6 cavalli a differenza. Mentre sul picco siamo passati dai famosi 129 a 136 e 83. È il bello che abbiamo appena iniziato. Spostiamoci sulla coppia perché qui fa paura, fa paura. Oh, c'è, raga, ma sta a vedere che roba, guardate che roba. C'è in questa zona dei 5,7, 5,5 per la precisione, da 6,6 kg siamo passati a 9,5 kg. Dai, su. Ma non si può andare in giro così. Per carità, io capisco che sono lavori, diciamo, un po' che portano a migliorare appunto le prestazioni, le velocità, tutto quello che vi pare a voi. Però perché? Perché bisogna prendere una moto e farla girare così? Ma guardate che roba! Ma che è una coppia, una curva di coppia questa? Boh, io sinceramente rimango senza parole. Però, vediamo il picco. Da 10 kg secchi a quasi 10,4 kg. Insomma, il lavoro da fare è ancora parecchio. Ci sono altre cose che dobbiamo sistemare. Sicuramente andiamo ad aumentare ancora di più le prestazioni di questa moto. Che poi, cioè, quello che voglio dire, non è che stiamo dando prestazioni e quindi mettiamo a rischio, diciamo, il motore, tutta questa roba qua. Alla fine con queste modifiche qua io ho dato solo la benzina e modificato la percentuale di risposta del gas, quindi non è che ho fatto cose strane, io ho dato tipo che ne so 5 gradi d'anticipo, tutta questa roba qua. Ragazzi, la benzina sulle moto nuove, la benzina non ci sta, devono rispettare le normative antinquinamento. Lo dico un'altra volta, con lo scarico e il filtro il tutto si enfatizza e la moto va male. Va male, non va come deve andare, forse andava più forte originale. Quindi il lavoro di rimappatura, lo ripeto ancora un'altra volta, è l'ottimizzazione, è una conseguenza la prestazione. Quindi andiamo avanti con il lavoro, altre modifiche, ci rivediamo all'ultimo lancio. Ebbene, siamo arrivati alla conclusione della lavorazione. Oggi ci siamo veramente sfiziati perché abbiamo rimosso tutte quelle limitazioni possibili e immaginabili sull'elettronica Kane di questa moto. Perciò spostiamoci sui grafici e vi mostro il lavoro finale. Ebbene, la curva rossa come siamo partiti all'inizio e la verde finita. Bella, mamma mia, adesso sì che c'ha una linea, adesso sì che c'ha una bella erogazione. Senza buchi, bella, lineare, perfetta. Pensate, sembra, guarda, impossibile, ma è così. A 5500 giri, prima c'aveva 51 cavalli, adesso ce n'ha 24 in più. Scusate se sorrido, ma è veramente esagerato il gap. E mentre a 8000 giri siamo passati da 111 a 117 alla ruota, e mentre quassù 10.000 da 129 a 140. Quando la moto qui finiva, chiudeva, lei ancora tira, quindi a 11.000 giri abbiamo ancora disponibili 136 cavalli contro i 95, perché come vi ho detto il ride by wire pensa, tu che guidi pensi di stare 100%, invece lei chiude la maledetta. E quindi il picco massimo 129,28, 140 secchi, 140 e 69. Bello, bello, la moto va fortissimo,
E a questo punto vediamo la coppia. Oh, mamma mia, è imbarazzante sta zona, raga. Guarda, fa paura. Il picco massimo quindi raggiunto 100, sì, 100, 10,58 kg, quindi mezzo chilo di coppia secco. Ovviamente sul picco a 6.500 contro i 7.600, quindi abbiamo anche anticipato il picco di coppia. Mentre qua sotto, vabbè, lo ribadisco di nuovo, a 5.500 da 6,65 kg siamo passati a 9,89. Insomma, un risultato veramente sorprendente. Andiamo a vedere un ultimo dato, perché vi ho detto che c'era anche un limitatore di velocità massima. E quindi in stock abbiamo tirato la sesta sul banco, quindi velocità effettiva, e abbiamo rifatto dopo il lavoro, diciamo, ultimato, un altro lancio in sesta. Perciò mettiamo a confronto e vediamo sulla velocità massima quanto spunta. Ed ecco i numeri. Sesta marcia scaricava 231 orari effettivi, adesso ne scarica praticamente 270. Allora, sicuramente più di qualcuno si domanda, però modificare così tutta questa velocità? Tanto alla fine il discorso è sempre questo: o 230 o 270, secondo me stai fuori legge uguale, però il concetto è un altro. Se questa persona si vuole andare a divertire a Vallelunga, andarsi a fare 2-3 turni la domenica, così c'ha un mezzo performante, sta a posto, ha dato un senso all'investimento fatto, perché alla fine ha montato uno scarico completo, il filtro dell'aria, ha messo le pedane, il cambio elettronico con il blipper, quindi si capisce che la situazione è quella di andarsi a divertire in circuito. Quindi evitiamo magari commenti un po' piccanti. Ebbene, con la signorina io a questo punto ho finito e siamo arrivati alla conclusione del video. Vi abbiamo mostrato, portando qualche dettaglio in più, qualche dettaglio perché è questo quello che vi serve per capire alcune situazioni, quali sono e come cambiano. Sulla piattaforma abbiamo visto che è mancante questo tassello. A volte si vedono magari dei lanci che durano un minuto, però non si capisce come si interviene. E invece noi con questi video cerchiamo, anche se riassunti, quindi il tempo a disposizione è sempre poco, però riassunti fatti bene così magari vi portiamo qualche dettaglio in più. Una cosa che, se non sbaglio, non l'ho detta all'inizio, questa moto l'abbiamo riprogrammata tramite la presa diagnosi che troviamo sotto al sellino. Ricordiamo che il lavoro è praticamente reversibile. Al cliente, ogni volta che facciamo, diciamo, le modifiche, oltre che i grafici di potenza e coppia, rilasciamo un CD che all'interno contiene appunto il file di backup, quello originale. Quindi è possibile tornare indietro in qualsiasi momento. Magari il cliente la vende, mette lo scarico originale, non ci sono problemi. Quindi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, se vi fa piacere ovviamente, condividete e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdere gli altri ovviamente, e se volete seguiteci anche sui nostri canali social, Instagram e Facebook, e tutti i nostri contatti li trovate ovviamente qui sotto in descrizione. E per info, dettagli, prezzi per questo genere di lavoro, ma anche qualsiasi cosa inerente alla moto per quanto riguarda il service, scrivetemi magari via mail all'indirizzo che trovate qui sotto, assistenza@moto.it. E perciò, detto questo, concludiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!